Buongiorno a tutti. Di benvenuto, Alessandro Barbero mi permetterà di dividerlo con gli editori La Terza e permetterà a me, a nome del Teatro della Toscana e Teatro della Pergola, di dirvi buongiorno, di darvi il benvenuto e di dirvi grazie per essere venuti a questo primo appuntamento delle lezioni di storia di La Terza. 10 anni sono passati da quando all'Auditorium di Roma la prima lezione sulla nascita della città di Carandini apriva questa tradizione che poi si è perpetuata in tantissime città, in tantissimi teatri, che aveva interessato anche Firenze. Ricordiamo i frequentatissimi incontri al Cinema Odeon, e che oggi torna per un ciclo di 3 incontri qui al Teatro della Pergola. Quindi io personalmente, a nome della Fondazione, ringrazio Giuseppe La Terza e la casa editrice per aver voluto proporci questa bellissima iniziativa che parte, direi, nel migliore dei modi, mi permetto di dire, perché Alessandro Barbero è uno straordinario scrittore, non solo uno storico, non solo un docente di storia militare dell'Università del Piemonte, ma uno straordinario affabulatore storico. I suoi libri, da quello su Carlo Magno a quello sui barbari nell'Impero Romano a quello da me amatissimo, ne parlavamo prima, anche per un retroterra comune che abbiamo scoperto di avere sulla battaglia di Waterloo, a quello straordinario su Lepanto, insomma, in qualche modo ha portato la scrittura storica a vendere tantissime copie, a stare permanentemente sugli scaffali delle librerie. Oggi prendiamo spunto dal suo libro Sulle parole del Papa, da Gregorio VII a Francesco, per questo nostro incontro. Io lo ringrazio veramente con grandissimo piacere, ci vediamo poi dopo la fine dell'incontro. Grazie a tutti voi. Buongiorno. Sì, il retroterra comune è che da bambini giocavamo agli stessi soldatini, fondamentalmente, anche se io sono un po' più vecchio. Dunque, noi oggi faremo un percorso attraverso le parole con cui i papi si rivolgevano al mondo, nelle loro bolle, nelle loro encicliche. Un percorso nel passato, fino a un passato recente. Però per entrare in argomento, dati i tempi in cui viviamo, e dato il Papa attualmente regnante, è impossibile non partire invece dalle parole di Francesco, perché Francesco quasi ogni giorno dice delle parole che fanno discutere, che qualche volta stupiscono, che qualche volta scandalizzano, e quindi mi sembra che sia un buon modo per introdurre appunto un viaggio attraverso le parole dei papi nei secoli. Parole che scandalizzano, vi faccio un esempio, ma lo ricorderete tutti, quasi 2 anni fa, nel gennaio del 2015, dopo la strage nella sede di Charlie Hebdo a Parigi, Papa Francesco fece una dichiarazione davanti alle telecamere che molti giudicarono sconcertante. Sono andato a rivedermela, e su YouTube naturalmente. Aveva accanto a sé, era in viaggio, aveva accanto a sé il dottor Gasbarri, che è l'organizzatore dei viaggi papali. E Francesco disse, a proposito appunto di questa vendetta degli assassini di Parigi contro le vignette satiriche di Charlie Hebdo, Francesco disse: è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasbarri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Questa dichiarazione del Papa ovviamente fece discutere moltissimo, sia perché poteva sembrare, si può discutere se anche fosse in qualche misura, una giustificazione degli omicidi di Charlie Hebdo, ma io credo che fece discutere anche perché a
livello magari inconscio, l'idea di un papa che parla di tirare pugni non fa più parte delle cose che noi ci aspettiamo, delle cose che consideriamo possibili. E Papa Francesco invece è abituato a un linguaggio irrituale, specialmente quando parla nella sua lingua natale, lo spagnolo di Argentina. Quando parla in spagnolo, specialmente quando parla ai giovani, usa molto spesso un'espressione sulla cui esatta traduzione si è discusso. In spagnolo suona hacer lío, fare, ecco, fare che cosa? Qualcuno all'inizio traduceva pudicamente fare chiasso. Poi dopo lunghe discussioni si è verificato che la traduzione più corretta in italiano parlato è fare casino. Il Papa, rivolgendosi ai giovani, per esempio, rivolgendosi ai giovani argentini nel 2013, alla Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro, il Papa disse testualmente: cos'è che mi aspetto come conseguenza della Giornata della Gioventù? Mi aspetto del casino. Che qui dentro ci sarà casino e ci sarà, che a Rio ci sarà casino e ci sarà, però voglio casino nelle diocesi, voglio che si esca fuori, voglio che la Chiesa esca in strada, voglio che ci difendiamo da tutto ciò che è adattamento al mondo, che è sistemazione, che è comodità, che è clericalismo, che è restare chiusi in noi stessi. Le parrocchie, i collegi, le istituzioni sono fatte per uscire. Se non escono, disse Francesco, diventano una ONG e la Chiesa non può essere una ONG. E poi, rendendosi conto che qualcuno probabilmente stava già storcendo la bocca davanti a questo linguaggio, il Papa conclude: mi perdonino i vescovi e i parroci se poi qualcuno fa casino contro di loro, ma questo è il mio consiglio, e allora fate casino. Dopodiché l'Osservatore Romano fu costretto a pubblicare un dotto articolo filologico in cui si analizzava il significato di questa espressione argentina e dove si concludeva che l'espressione aveva un senso negativo in origine, ma che il Papa usandola l'aveva trasfigurata. Ecco, il Papa usa le parole, che parole avete sentito? Il Papa dice voglio, voglio, voglio. Il Papa usa le parole e quando le usa lui le parole possono anche cambiare di significato. Allora, il nostro viaggio servirà proprio a verificare che parole usavano i papi nei secoli e come queste parole sono cambiate.